Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, sarà un video sulle creazioni in resina e le andiamo a scoprire insieme. Questo è uno stampo che mi è arrivato da poco da AliExpress ed è, come vedete, a forma di cioccolatini. Questo l'ho già tirato fuori perché praticamente ho girato mezzo video e mi si è spenta la fotocamera e lo sto facendo di nuovo perché mi si è cancellato. Bene, guardate che carino. Giustamente devo limare qua tutti i bordi. Guardate come è venuto carino. Spero che... Ecco. Li ho fatti quasi tutti con l'effetto arcobaleno, ma con tipi di brillantini diversi. Questi sono quelli allungati. Ho usato quelli tipo paillette e quelli in polvere. Mettiamo da parte. Guardiamo questo. Wow, che bello! Guardate che bello! Mi piace tantissimo. Questo è promosso, mi piace tantissimo. Ecco qui. Andiamo avanti. E questo è l'ultimo che ho fatto tutto con i brillantini. Bellissimo. Aspetta che tolgo. Ecco. Guardate che bello. Veramente meraviglioso. I colori sono veramente stupendi. Sono colori, come si dice, tenui, molto molto chiari. Ok. Aspettate che mi tolgo un po' di brillantini. Andiamo avanti. Questi sono tutti con gli sticker. Ma non mi ricordo che... Ah, sì. Questo, se non mi sbaglio, è questo. Non sono sicura al 100%. Ma ho fatto un esperimento. Vediamo se è riuscito. Ed è riuscito, veramente. Guardate. Praticamente, spero che si vede bene. Ho messo 4 fiori, diciamo sovrapposti, e la farfalla l'ho messa sotto. E praticamente ho fatto, prima ho messo la farfalla, poi tutti e 4 i fiori e poi ho messo i brillantini dietro. E devo dire che mi piace tantissimo, è veramente carino il risultato, guardate. Così, spero si vede. Mi piace tanto. Andiamo avanti. Oh, guardate che carino. È venuto veramente bellissimo. E ho fatto come sempre una specie di effetto arcobaleno. Ho fatto giallo, rosa e bianco. Bello, mi piace. Questo mi piace. Promosso. Andiamo avanti, vediamo qui. Wow. Guardate questo fiore quanto è bello. Con questo vorrei farci una collana. Guardate che bello. Ho messo dietro tutti i brillantini rosa e bianchi. Che mi piaceva questo, mi piaceva questo effetto, è troppo carino, mi piace tanto. Poi questi sticker che ho fatto con questi tatuaggi, i tatuaggi sono veramente di un colore molto molto acceso e questa cosa mi piace. Poi andiamo avanti. Ecco qua. Wow, anche questi, anche questo. Guardate. Il cellulare sempre che mi suona. Ho messo 2 farfalle argento, aspettate così si vede me, 2 farfalle argento, un fiorellino argento e poi questi fiorellini e cuoricini olografici. Lo sfondo l'ho fatto metà azzurro, metà rosa. I contorni sono tutti quei brillantini bianchi, quelli ad effetto sirena. Questo mi piace molto pure. Questo è l'ultimo, vediamo cosa è uscito fuori. Dai. Guardate che bella! E basta. È una farfalla violetto. Aspettate che ve lo metto più vicino. Metto a fuoco. Dai. Ecco. È una farfalla viola. E ho messo queste 2 farfalle olografiche e questi 2 fiorellini. E poi il dietro l'ho fatto con le paillette bianche, i brillantini quelli effetto sirena e i brillantini quelli a filamenti, diciamo bianchi pure. Questi sono finiti. Vi faccio vedere tutti un po' come... Ecco qui. Allora, il mio preferito di oggi... Oggi ne ho 2 preferiti, sinceramente. Sono questi di qui. Mi piacciono entrambi. Voi nei commenti, come sempre, fatemi sapere qual è il vostro preferito. E ci rivediamo alla prossima. Ciao!